Uomini e profeti con Alberto Guasco. Siamo tutti convinti che i media detengono un potenziale che può essere distruttivo, nefasto e subdolo, che non è facile cogliere subito nella sua pervasività e gravità. In forza di quali ragioni posso guardarli come strumenti che hanno un rapporto con il piano comunicativo di Dio? Sono le parole della lettera pastorale Il Lembo del Mantello, firmata nel 91 da Carlo Maria Martini e dedicata ai mezzi di comunicazione di massa. Con queste parole un buongiorno dagli studi RAI di Bologna, da Alberto Guasco. 1991, un secolo fa. Ma queste parole non hanno perso in profezia, anche se l'orizzonte non è più la televisione, ma sono i social. E non è un mistero che i social abbiano ristrutturato il vivere dell'uomo, favorendo una grande migrazione dalla sfera del reale a quella del virtuale. Ma il virtuale è reale? Ed è il luogo delle fake news, dell'hate speech, o una straordinaria opportunità di comunicazione, o entrambe le cose? E di fronte a bestie comunicative o a tribuni che neppur troppo felpatamente aizzano gli impulsi animali di folle non virtuali, o a gai adoratori della rete, una santa redentrice tecnocratica, c'è modo di difendersi? E in tema di etica della parola, le religioni hanno o no qualcosa da dire? Ne parliamo come sempre con i nostri ospiti, Luigi Zoia, psichiatra, Giovanni Grandi, che insegna teologia morale a Padova, e Luciano Manicardi, monaco e priore della comunità di Bose. E cominciamo proprio con Luciano Manicardi, perché alcune delle domande che ci siamo fatti innervano il suo ultimo libro, Spiritualità e Politica. Buongiorno a fratello Luciano e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te e a voi. Con Luciano Manicardi vorrei cominciare da un proverbio arabo molto interessante che recita così: ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare attraverso tre porte. Sulla prima c'è scritto «è vera», sulla seconda «è necessaria» e sulla terza «è buona». E noi cominciamo dalla seconda porta, quella della necessità, chiedendo a Luciano Manicardi: quello che è stato inventato, immesso nella realtà, non si può disinventare. Però questa realtà virtuale che tocca tutti, a 13 anni si può accedere a Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, con un'inflazione di parole, di immagini, che è così necessaria, Luciano Manicardi? Beh, ci potremmo interrogare, chiederci necessaria per che cosa, a quale fine possiamo guardare gli esiti o almeno alcuni degli esiti prodotti da questa inflazione di parole, immagini, stimoli che ci invadono e da cui siamo sommersi come in un diluvio. C'è chi parla non solo di eccesso di comunicazione, ma di vere e proprie ideologie, idolatria della comunicazione. Ma io direi almeno due o tre cose. Il primo rischio è molto evidente: viene prodotto un individuo, a mio modo di vedere, saturo, cioè troppo pieno di cose che lo gettano fuori da sé, che gli ostacolano quella vita interiore che ha bisogno di spazi interiori, di vuoti, di pause, di tempo per riflettere, per fare attenzione, pensare, per collegare le informazioni tra di loro e darvi un senso che conduca almeno a una certa conoscenza. Per cui un rischio è certamente questo. È ancora possibile una vita interiore quando, ad esempio, e solitudine e silenzio, che sono due elementi essenziali non solo di una vita monastica ma di ogni vita umana degna di questo nome, sono ormai delle condizioni rarefatte o comunque radicalmente mutate rispetto a neppure molto tempo fa, nel tempo della connessione continua. Mi viene in mente un bel testo di Thomas Eliot in cui lui si chiede: dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo, dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza e dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Il rischio di... Ora, se il diritto all'informazione è proprio di ogni società democratica, è anche vero che il diluvio delle informazioni rischia di essere non gestibile e dunque di non portare nemmeno alla conoscenza.
Ecco, Luciano Manicardi, che ci ha già dato molti elementi e che prego di rimanere con noi, ha usato una parola molto significativa, idolatria. E sempre su questa parola, sempre sulla necessità di questo diluvio di parole a cui accennava fratello Luciano Manicardi, volevo interrogare, dopo averlo salutato, anche il nostro secondo ospite, Luigi Zoia. Buongiorno a Luigi Zoia. Buongiorno. Ecco, i social, ci diceva Luciano Manicardi, sono una realtà piuttosto ambivalente. Allora, possiamo anche chiederci, sono una realtà che è necessario abitare o il brodo di coltura per narcisi, voyeur e nuovi mestieranti della politica digitale che hanno soppiantato quelli della politica televisiva, Luigi Zoia? Ma guardi, è una domanda da farci su dei congressi, durano mesi, ma diciamo, e noi abbiamo pochi minuti. Esattamente, in sintesi la domanda è mal posta, fatta a me, perché io non ne ho nessuno di social, e al tempo stesso si risponde da sola, perché lei mi sta interrogando anche come esperto, no? Questo mi capita molto spesso e capita anche a molti amici, colleghi, psicanalisti o filosofi che conosco, che non hanno o se hanno comunque non usano i social e vengono interrogati, quindi certamente si può farne a meno, o comunque certamente se si può usarli infinitamente di meno, e certamente l'umanità ha sempre fatto a meno. Noi pensiamo un attimo soprattutto a una cosa che è stata naturalmente nominata infinite volte, anche se non so fino a che punto ho studiato a fondo, il fatto che l'umanità in genere e l'umanità digitale in particolare, in modo più visibile, sta passando dai concetti alla comunicazione visiva, no? Alle immagini, col risultato che spesso le nuove generazioni quasi dimenticano come si scrive, perché sono abituati a esprimersi per immagini, no? L'immagine di riferimento più ancora che il concetto. Ma fino a circa un secolo fa, di solito un bambino diventava adulto non avendo modelli esterni. Ho appena sentito parlare, no, della necessità di coltivare l'interiorità. Chi come me, che faccio lo psicanalista, ovviamente può essere più d'accordo. Certo, la dimensione interiore tende ad andarsene, l'ho visto, sono quasi 50 anni che faccio l'analista, il rapporto con i sogni è diventato più difficile, perché i sogni si esprimono soprattutto in immagini e noi abbiamo troppe immagini esterne. Un tempo il paziente faceva quello che gli suggerivi, cioè prendeva un appunto di un paio di righe la mattina sul sogno che aveva fatto e l'immagine rimaneva molto vivida. Oggi non rimane vivida, perché ora che vai alla seduta dall'analista sei stato bombardato da migliaia di immagini, a parte il fatto che un tempo appunto si prendeva l'appunto su carta, su un notes, oggi si prende l'appunto sull'iPhone e molti pazienti mi dicono: ho cominciato a prendere l'appunto sul sogno e ho la prima riga, ma poi accendendo l'iPhone la mattina sono stato invaso da tutti i contenuti, no? Ecco, quindi siamo completamente soverchiati da tutto quello. Un tempo ecco, i bambini crescevano, avevano i modelli ideali guardando il fratello maggiore, il genitore, basta. Luigi Zoia ha fatto un appunto molto, molto importante tra i vari che ci ha dato sui giovani che non sanno scrivere. Recenti indagini di Telefono Azzurro, Doxa Kids, ci dicono che la connessione continua in realtà dà dipendenza, che noi controlliamo i social tra le 10 e le 20 volte all'ora, il che vuol dire ogni 2-3 minuti. Forse però si può vivere, e ce l'ha detto anche questo Luigi Zoia, un po' più disconnessi. Hanno provato a farlo 400 studenti di Vignola, restando 3 giorni senza smartphone e senza internet. E ha provato a farlo anche il nostro terzo ospite, Giovanni Grandi, che insegna teologia morale a Padova e a cui do il buongiorno. Buongiorno a Giovanni Grandi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, il 71% degli studenti di Vignola ce l'ha fatta, dichiarando di aver vissuto un'esperienza liberante, senza smartphone, senza internet. E quella di Giovanni Grandi com'è stata? Sì, direi che è stata assolutamente simile. Preciserei una cosa, ecco, che una cosa è staccarsi dalla rete dei social e una cosa è staccarsi completamente dalla rete, nel senso di provare a vivere un po' come vivevamo negli anni Ottanta. Ecco, io ho provato a fare questa seconda esperienza, un po' più radicale se volete, mi interessava per capire soprattutto come cambia la percezione di realtà che possiamo avere e anche poi che cosa cambia proprio oggettivamente nella conduzione ordinaria della vita. Si riesce a fare sicuramente, alcune cose sono molto complicate oggi, pensate solo all'idea di dover per esempio gestire un conto corrente, fare un semplice bonifico, oggi senza un sms non si può più fare, però al netto di queste cose rimane vero che si recuperano tantissimi spazi, è un po' quell'idea che suggeriva prima Luciano Manicardi, noi siamo assolutamente saturi e riuscire a desaturare il tempo è una cosa fondamentale. L'effetto iniziale del distacco è sicuramente un po' problematico, è un po' l'impressione che tutti siano a bordo di un treno che sta continuando a viaggiare e tu sei sceso in una stazione deserta, non c'è nessuno. C'è un primo effetto proprio di solitudine e di abbandono. È una cosa che passa molto rapidamente, più rapidamente di quanto pensassi, e dopodiché si ritrovano delle pratiche di tanti tanti anni fa. Fatto per esempio che per vedersi con qualcuno occorre mettersi d'accordo una settimana prima e al telefono fisso, essere fedeli a quel tipo di appuntamento. Ecco, provate a pensare quante volte noi oggi verifichiamo con le persone con cui vogliamo incontrarci pochi minuti prima, se stiamo arrivando, se siamo in ritardo, se è confermato il momento dell'incontro. Forse, ecco, fa parte di quelle 10, 20, 30 volte all'ora in cui ci colleghiamo. Esattamente. Però è interessante perché è una questione di fiducia, no? Il fatto di sapersi aspettare, di saper aspettare e fidarsi che l'altro ci sarà, ecco, non è soltanto una questione del momento, ma è una questione di stile di vita proprio. Ecco, con Giovanni Grandi, e poi andremo dagli altri ospiti, apriamo anche la seconda porta di cui parlavamo prima, quella del proverbio, chiedendoci se le parole dei social, oltre ad essere necessarie, sono anche vere. Allora, non scopriamo oggi qui il problema delle fake news, delle notizie false. Però mi chiedo se è una novità o se invece siamo ancora ai tempi del patriarca Giuseppe e dei suoi fratelli che lo vendono, sporcano una tunica con il sangue di un capro per far credere al padre Giacobbe che Giuseppe sia stato ucciso da una bestia feroce. Allora, è una fake news, per cui forse oggi i fratelli assumerebbero uno spin doctor che gli farebbe l'hashtag Giuseppe divorato dalla bestia o farebbe un tweet bombing virale Giovanni Grandi. Sì, sicuramente le fake in sé sono menzogne o mezza verità, quindi esistono da sempre, con questo la nostra umanità fa i conti appunto da sempre. Il punto è che tutte queste cose un po' ci piacciono nel senso che molto spesso confermano i nostri pensieri e noi siamo molto inclini a rilanciare tutto quello che ci conferma. È come quando, diciamo, offline cerchiamo consiglio dovendo prendere una decisione, tante volte chiediamo il parere di tante persone e finalmente quando troviamo quella che la pensa esattamente come noi, allora siamo rapacificati e allora andiamo avanti. Ecco, poi il problema è questo, riuscire a capire che occorre confrontarsi costantemente anche con le opinioni che si scostano dalla nostra. Quindi tutto questo nasce, diciamo, dalla nostra propensione proprio all'ascolto della diversità. Sentirsi confermati è un'esigenza probabilmente crescente nel nostro tempo, un'esigenza che abbiamo, e questo elemento si sposa con le fake news e con la possibilità, ecco, di diffondere sempre più massicciamente online delle opinioni che già in parte ci appartengono. Se ci appartengono non verifichiamo tanto che siano esattamente precise, che le cose siano andate in quel modo, e siamo molto inclini a rilanciare perché confermano noi stessi più che ancora la realtà di cui parlano. Ecco perché c'è questa viralità in qualche modo. Ecco, un grande eco che forse in realtà è un grande ego, però legandosi a una questione come la menzogna, in alcuni casi, e mi rivolgo a Luciano Manicardi, può arrivare
a strutturare la vita fino alla tragedia. E il caso che è recentemente ritornato sulle prime pagine dei giornali di Jean-Claude Romain, che nel 1993 uccise moglie, figli e genitori per non ammettere d'aver costruito una vita di menzogne. Dice, uscirà dal carcere a fine giugno. Allora, Luciano Manicardi, la domanda resta: come si arriva a questi estremi? Beh, io credo che l'uomo senta un grande potere nel mentire, molto più che nel dire la verità, attenendosi almeno alla verità nel senso della faticosa, se vogliamo, opaca adesione, corrispondenza tra parole e fatti. Il menzognero fa esistere, diciamo così, ciò che lui dice, o meglio, o induce altri a credere vero ciò che lui dice sapendolo falso. È una forma anche di seduzione, direi che c'è anche una dimensione erotica probabilmente del mentire. Sapere, piacere e potere si trovano perversamente intrecciati nell'atto menzognero. E va detto, lei ha fatto riferimento al caso di Jean-Claude Romain, messo anche in letteratura straordinariamente da Emmanuel Carrère in quello splendido libro che è L'avversario. E beh, lì tutto è nato dalla menzogna banalissima e detta da tanti ragazzi universitari in cui il giovane Jean-Claude mente ai genitori dicendo che ha dato degli esami, che è iscritto all'università, cosa che non era vera, e tuttavia ha continuato a vivere come se fosse vero, e pian piano è arrivato a strutturare una esistenza appunto costruita su un castello di menzogne, in cui a un certo punto lui è rimasto completamente impigliato e non riusciva a uscirne per timore di vergogna e di ridicolo. Per cui è interessante vedere che lo straordinario potere, diciamo così, della menzogna si accompagna anche alla straordinaria e incredibile banalità della menzogna. Di nuovo oserei dire che anche qui la Bibbia ci potrebbe dare una chiave interpretativa con quella parola che io usavo anche prima, idolo. L'idolo nella Bibbia è qualcosa di potentissimo e al tempo stesso di niente, vanità. È la fascinazione potente che nasce da qualche cosa di totalmente inconsistente. Ma lì c'è stato proprio lo scivolamento all'interno di una vita strutturata come menzogna, a partire da menzogne veramente quasi innocenti, quasi banali. E su questo punto su cui ci ha sollecitato Luciano Manicardi io sentirei anche Luigi Zoia. Quanti Jean-Claude Romain ci sono in noi o fra di noi, Luigi Zoia? Ma in teoria, diciamo, se si parte da un'idea generale e laica della psiche, si dice tutto è possibile all'interno di ogni psiche. D'altra parte è vero che questi sono casi eccezionali e che ci sono in una qualche misura sempre stati. Quello di cui stavamo parlando o cercando di cogliere il filo è la amplificazione di queste patologie attraverso la tecnologia, la rete, no? E questa è la novità in cui viviamo. Il mentitore patologico, diciamo, viene classificata per la prima volta nell'Ottocento, si chiama pseudologia fantastica, si inventa qualcosa e poi addirittura ci si trova in un mondo in cui si crede più a quella che al mondo reale. Questo è stato anche uno strumento di politica in tanti aspetti. Il problema è che oggi con la tecnologia, che è completamente neutra, un messaggio completamente falso viene trasmesso, ottiene gli stessi canali di un messaggio vero, e però se è più violento ottiene più diffusione. Questo è il problema, cioè la doppia simmetria che, diciamo, mi è capitato in qualche scritto di chiamare
che... Ecco, stiamo su questo punto facendo proprio una cosa recente. Facendo proprio un salto nell'ambito politico, diceva Luigi Zoia, i social sono diventati uno strumento enorme di potere che plasma la realtà a proprio piacere. Di fronte a certi casi poi specifici viene voglia di dire che in politica bisogna sempre seguire la via della verità perché si è sicuri di non incontrare mai nessuno. Ma in ogni caso, come ci difendiamo da questa parola del potere, insomma, dove i seduttori, mi viene in mente le immagini dell'Apocalisse, della bestia che sale dalla terra e ne seduce gli abitanti, come ci difendiamo dove questi seduttori hanno più successo dei maestri, Luigi Zoia? Ma è molto semplice, molto complicato, lo stavo dicendo già all'inizio, se rinunciamo ai social per esempio e viviamo benissimo e normalmente, o comunque ne facciamo un uso molto moderato, e ovviamente in politica diamo la preferenza a quei politici che hanno in programma di introdurre dei limiti, perché questa diffusione del male è facilissima e non è così facile fermarla, però è possibile. Per esempio YouTube, per questo massacro in Nuova Zelanda, a un certo momento è intervenuta e può intervenire. Normalmente la condizione normale di Facebook, di YouTube è non intervenire e a posteriori dichiararsi dispiaciuti per l'abuso. In realtà l'intervento è possibile e senza intervento esce quel qualcosa che è molto umano. Purtroppo la violenza circola molto di più dell'immagine senza violenza. È lo stesso motivo per cui tutti in strada, in autostrada, se vediamo un incidente, al di là delle nostre intenzioni buone o cattive, ma buttiamo l'occhio sull'incidente, o molti addirittura in strada, diciamo, dove è possibile fermarsi, si fermano a vedere. Purtroppo è un istinto molto primordiale che probabilmente l'uomo, quando viveva in condizioni molto primitive, doveva avere per capire dove c'erano dei conflitti e come misura anche preventiva, no? Noi abbiamo un istinto che ci guida verso la violenza, non necessariamente a praticarla, ma a esserne spettatori, sì. Ecco, giriamo. L'istinto umano non, purtroppo è abbastanza inaffidabile, questo va sottoposto, certo, a qualche controllo. Giriamo questa domanda anche a Luciano Manicardi e poi a Giovanni Grandi: come ci difendiamo da questo potere di seduzione? Ma forse occorre, di fronte alla parola del potere, riscoprire il potere della parola, un potere che mi sembra spesso annichilito esattamente proprio dal proluvio comunicativo che oggi subiamo. Si tratterebbe probabilmente di riscoprire, anzitutto di denunciare, forse di vedere, di denunciare come la parola, anche in ambito politico, viene storpiata, e riscoprire due elementi che mi sembrano oggi particolarmente carenti: la forza del dialogo e la forza dell'argomentazione. Lì sì che si può riscoprire il potere della parola, la forza della parola, la forza della ragione che contrasta le ragioni o pretese tali della forza. È possibile nell'età degli emoticon ritrovare il potere dell'argomentazione? Appunto, diciamo, io penso che sì, Twitter, con i suoi pochi caratteri, ben difficilmente consente una argomentazione. Questo mi fa dire, anche a proposito della necessità, ma ne sarei molto dubbioso, la mia impressione è che spesso la comunicazione sui social rischi di essere abbastanza narcisistica, a volte futile, spesso inutile. Ecco, avessi in linea Mark Zuckerberg, potrei girargli questa osservazione. La giro invece anche a Giovanni Grandi. Sì, sicuramente sottoscrivo quello che ci siamo già detti. Aggiungerei soltanto questo, che la comunicazione è un fatto di tempo in particolare.
Allora, darsi il tempo soprattutto dell'ascolto, questa è una cosa che trovo essenziale. Dice appunto Luciano che noi diamo forse troppe parole, allora riuscire a trovare ritmo nella parola, questo è molto importante. Quindi non tanto accumulare anche il nostro dire, ma riuscire a intervallare bene l'ascolto e la parola. Questa è una prima cosa che però si può fare nelle relazioni personali. Quindi anche se ritorniamo alla domanda di prima, ecco, per riprenderla, come facciamo a difenderci da tutto questo, ma direi che la difesa è qualcosa di, come dire, anche semplice. Si tratta fondamentalmente di non attingere alle uniche fonti che troviamo appunto sui social, ma diversificare le nostre fonti di informazione, confrontarsi ed approfondire dal vivo con poche persone, quindi non necessariamente con grandi numeri, però appunto sostenere quel dialogo argomentativo di cui parlava Luciano, che è fatto di tanto tempo. Questo è forse il grande problema che noi abbiamo: molta fretta, pochi tempi, molto saturi, e questo sicuramente confligge con la capacità di discorso, con la capacità di mantenere degli argomenti collegati tra loro, di vedere i collegamenti, di trovare i nessi tra le cose. Siamo come in un quadro di Rubens o di Goya, dove Saturno mangia i suoi figli, Giovanni Grandi, sì, dal punto di vista del tempo. È una informazione non stop, ecco, compulsiva per tanti aspetti. Questo impedisce l'approfondimento anche perché molto spesso noi ci fermiamo su una notizia e scopriamo dopo pochi minuti che ce n'è un'altra che la sta scalzando. E la tentazione è quella di lasciare la cosa che ci aveva colpito, quindi di non approfondire, ma di spostarci immediatamente su un nuovo argomento. La politica oggi funziona moltissimo così, lo stiamo vedendo continuamente, è una continua distrazione da temi che poi quando ritornano superficialmente. Ecco, quindi di fatto noi in realtà siamo ricorsivi, ma non siamo in una logica di approfondimento. Però gli anticorpi per tutto questo si sviluppano soprattutto a livello personale e microcomunitario, quindi questo è il punto, credo, di leva su cui lavorare. E, credo che accanto alla necessità di regolamentazioni per le piattaforme, che appunto creano anche un certo tipo di dibattito, ma ci vuole soprattutto una capacità formativa personale. Confido di più, ecco, nella maturazione di un'etica personale, però ovviamente bisogna accompagnare le persone verso questa dimensione, verso questa maturità. Ecco, su questo punto torniamo tra poco, perché con i nostri ospiti ci siamo domandati se le parole dei social siano necessarie, poi se siano vere. Prima di chiederci se siano anche buone, ci prendiamo il tempo di un ascolto musicale. Loro sono i Pink Floyd, il pezzo è Louder Than Words, più forte del proverbio da cui siamo partiti. La parola che facciamo correre sui social è buona? O in altre parole, perché soprattutto Facebook è diventato una specie di poligono di tiro verbale davanti a cui le persone vengono sommariamente processate, condannate, uccise? Lo chiedo prima a Luigi Zoia, che al tema della morte del prossimo ha dedicato un libro sempre di grande attualità, e poi anche agli altri ospiti. Luigi Zoia. Purtroppo è quello che cercavo di compendiare prima nella espressione la asimmetria del male. È molto più facile attirare l'attenzione con qualcosa di distruttivo con qualcosa di costruttivo. Una scelta morale distruttiva è istantanea e può essere fatta dalla massa, cioè non è una scelta. Una scelta morale vera deve essere fatta dall'individuo faticosamente e, come dicevano prima tutti e due gli altri intervenuti, richiede tempo. C'è una asimmetria alla quale non si può compensare. Teniamo poi presente un fenomeno che è mondiale, anche se non coinvolge noi, che in fondo apparteniamo a quella piccola frazione di umanità cosiddetta ricca, sviluppata, ma nei paesi in via di sviluppo dappertutto arriva internet, ci si informa su internet e per esempio in India ci sono le inchieste che lo dicono molto facilmente: la gran parte della popolazione vive comunque ancora in piccoli villaggi e dice, per procurarmi un giornale, quindi avere un'informazione un po' più completa sugli eventi circostanti, io dovrei fare della strada e spendere dei soldi.
E invece se apro Facebook ho un sacco di informazioni, o YouTube, ho un sacco di informazioni istantanee e gratuite. Il problema è che queste informazioni istantanee e gratuite molto spesso contenuti soggettivi completamente sballati. Per esempio in India c'è sempre questo conflitto tra indù e musulmani. I musulmani sono la minoranza, ma una minoranza di ben 170 milioni, quindi ci sono scontri continui. Basta postare qualche calunnia del tipo che quel musulmano si è fatto un arrosto, no? Perché i bovini sono sacri, certo. Eccetera, eccetera, e sono ormai infiniti casi, e viene linciato dalla folla. Poi a quel punto la cosa diventa un pochinino notizia, la polizia deve almeno registrarla, allora fa notizia e allora Facebook interviene e toglie il post falso. Però non c'è assolutamente, mancano quei milioni di filtratori Facebook che impediscano questi post falsi, proprio per una questione di economia, no? La rete è lasciata a se stessa, e come dicevo anche YouTube è lasciato a se stesso. Leggevo proprio ieri, è riuscito a raggiungere il miliardo di ore al giorno di visioni consumate, affidandolo completamente agli algoritmi, quindi non a persone. Questo è facilissimo, no? La simmetria sta nel fatto che ci vuole invece l'umano per capire quali sono i contenuti malvagi e toglierli. L'algoritmo invece, quando tu cerchi qualcosa di violento, siccome è istruito a tenerti attaccato con la visione, no, accesa, te ne propone altri sempre più violenti. È un meccanismo semplicissimo che funziona, e però non c'è nessuna legge che lo impedisce ai grandi manovratori della rete incessante. Sì, esatto. Ecco, il male che si ingigantisce. Però è possibile all'opposto ingigantire la bellezza della comunicazione umana? Lo chiedo a Giovanni Grandi perché è tra i fondatori dell'associazione Parole Ostili, che punta invece a rendere la rete un luogo meno violento e più rispettoso, associazione che i prossimi 31 maggio, 1 giugno vivrà il proprio terzo incontro annuale a Trieste. Giovanni Grandi. Sì, sicuramente, ecco, la proposta è nata proprio da questa riflessione. È verissimo, il male ha una capacità di propagazione assolutamente veloce, perché sostanzialmente ci impoverisce. Ogni volta che siamo colpiti diventiamo più inclini a colpire a nostra volta, quindi in questo senso è esattamente una struttura antropologica. Allora occorre provare a capire cosa si può fare per contrastarlo. Il manifesto della comunicazione non ostile si trova online, invito anche chi ci ascolta a cercarlo, l'indirizzo è paroleostili.it, declinato tra l'altro anche in politica, quindi anche cercando di capire, rispetto alle cose che dicevamo prima, quali sono le buone parole che si possono utilizzare in politica e come utilizzarle. Ecco, il manifesto ha un po' quest'idea che tutti possiamo fare qualche cosa, quindi il punto è sempre ripartire dal nostro coinvolgimento personale per impiegare adeguatamente le parole. Ci sono 10 principi, non sono delle regole, sono appunto degli inviti, delle proposte, scritto in un'etica della prima persona, quindi non è nell'ottica del si dovrebbe fare, ma sono una serie di suggerimenti per capire cosa si può fare per migliorare il contesto. Ricordarsi che noi siamo quello che comunichiamo, per esempio, no? Sapere che le parole che scegliamo ci rappresentano, oppure la necessità dell'ascolto, quindi ascoltare con apertura, il fatto che le parole possono essere un ponte e possono servire per entrare anche in comunicazione con l'altro comprendendo la sua sensibilità. Capire le conseguenze delle parole, questo su tanti temi, penso al cyberbullismo, è molto importante, quindi interrogarsi sull'eco che la mia parola può avere nella vita e nella storia dell'altro. Ecco, ce ne sono diversi altri, vi ho citato soltanto alcuni dei principi, ma credo siano dei punti di riferimento per la riflessione personale che possono aiutare a sostenere un senso più etico, ecco, della presenza sui social media e in generale nella comunicazione, sia online che offline. Dall'associazionismo Giovanni Grandi, poi il salto verso la politica è immediato, perché penso che in Italia è di pochi giorni fa una proposta che vorrebbe associare ogni account al codice fiscale per ragioni di tracciabilità. Personalmente io la trovo convincente per evitare che si tiri il sasso delle parole, come diceva lei, e si nasconda la mano, nel migliore dei casi, o che nel peggiore si scatenino
campagne di disinformazione o guerre ibride, come le ha chiamate qualcuno, di cui gli esempi abbondano sotto i nostri occhi, Giovanni Grandi. Sì, sicuramente, ecco, più riusciamo a essere trasparenti e responsabili, più diamo delle garanzie. Questo è vero, perché il fenomeno che richiamava anche prima, lo chiamiamo anche dei leoni da tastiera, no? Sì. Gli insulti e tutto quello che così passa alle volte sui social. Perché? Perché molto spesso non essere in presenza dell'altro toglie il senso del limite. È vero che sui social alle volte scriviamo cose che non diremmo a voce se avessimo la persona di fronte. Quindi lo strumento è molto, così, molto veloce, ma chiede più etica. E allora, da questo punto di vista, anche assumersi personalmente la responsabilità di quello che si dice è un elemento sicuramente di protezione per tutti. L'anonimato nella comunicazione da sempre, ecco, in qualunque livello, insomma, anche se scriviamo semplicemente un bigliettino su carta, è qualche cosa che così confligge con un'idea sana delle relazioni. Ma sempre l'idea del nascondersi, e se mi nascondo in qualche modo vuol dire che un po' di male so già che lo sto introducendo. Ecco perché può essere una buona idea, ecco, quella che accennava lei prima. Ecco, chiudiamo con Luciano Manicardi. È di 15 giorni fa circa la firma della Carta di Assisi, cioè il decalogo che hanno firmato le tre fedi monoteiste contro i muri mediatici e l'uso delle parole come pietre per lapidare, essenzialmente. Allora, quale ruolo possono avere le fedi in questa, la chiamerei, contronarrazione, Luciano Manicardi? Beh, è evidente che tutte le religioni monoteistiche a cui faceva riferimento accordano una straordinaria importanza alla parola, e certamente per loro anzitutto la parola di Dio trasmessa attraverso scritture sante, che poi richiedono sempre interpretazione, che quindi sono generatrici di nuove parole nella storia. Ma poi evidentemente questa parola divina, creduta tale, chiede agli umani di imparare a parlare, e allora io credo che ciò che le fedi devono imparare, devono assolutamente mettere in atto, ciò che all'interno di ogni spazio religioso deve essere messo in atto, è anche una pedagogia per riscoprire un'etica della parola. Occorre riscoprire che ogni parola è un gesto, ogni parola può fare del bene o può fare del male, e dunque che vi è una dimensione etica insita in ogni parola che viene detta, per tre semplici motivi. Primo, viene detta a un altro, a un destinatario, che chiede il rispetto dell'altro. Secondo, ha, i linguisti direbbero, una funzione espressiva, quindi parlando io dico qualcosa di me, qualunque sia l'argomento di cui parlo, e dunque la parola richiede il rispetto di me, dunque ad esempio l'astenermi dal mentire, dal voler ingannare, dal manipolare, eccetera. E infine richiede una ultima dimensione, la dimensione del rispetto della parola stessa, che ha dei significati precisi a cui ci si deve sottomettere. Non a caso spesso nelle religioni la parola ha un'origine addirittura sacrale. Ma ecco, quello che è importante è riscoprire una dimensione etica del parlare, perché solo questo evidentemente consente anche la creazione di relazioni che siano vivibili e civili. E con questo invito di Luciano Manicardi, che si può anche cogliere, credo, come un invito a essere seminatori digitali, io ringrazio i nostri ospiti, Luciano Manicardi, Giovanni Grandi e Luigi Zoia, per essere stati con noi. E ricordo che domani Romano Madera continuerà a condurre la terza puntata del suo ciclo dedicato al grande caos degli amori. E non mi resta che salutare i nostri ascoltatori, ricordando che Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Munzi e alla parte tecnica Daniele Verde. Da Alberto Guasco, dagli studi Rai di Bologna, un cordiale saluto e a risentirci al prossimo sabato.